Allora, la drink di stasera parte da due americani fantastici. Uno mi hanno chiesto un americano del passato e quindi si chiama Era l'americano. L'altro, l'americano del futuro, si chiama Sarà l'americano, perché la fantasia è poca e ci arrangiamo come possiamo. Sono due americani con la base classica, riserva bitter e riserva vermouth rubino. Qui le lasciamo così. Poi ci abbiamo aggiunto delle sode particolari, una con un tè al bergamotto e l'altra con un tè agli agrumi. E poi ci abbiamo messo dei liquorini. In quello del futuro, in Sarà l'americano, c'è un po' di maraschino e del triple sec, lo rendiamo un poco più dolce e agrumato. In quello del passato c'è dello sherry Pedro Jimenez, che lo rende un poco più denso, nocciolato, un poco più di calore in questo americano. Poi ci abbiamo dei altri quattro cocktail che sono un po' un classico nel mondo martini. C'è un Fiero Cup, che è un bel balloon fiero, carcadè e ginger ale, va bene per tutte le stagioni. Poi c'è un vermouth cocktail con riserva rubino e del liquore al caffè, bello on the rocks, super potente. Poi abbiamo una terrazza con vista, questo è un frescone, questo è un Collins con Saint Germain, Bombay Sapphire, e del miele con limone e del prosecco martini. Poi che ci abbiamo più? Ci abbiamo il macchiato, uno dei miei preferiti, è un bitter riserva shakerato con dell'Aberfeld di 12, che gli dà questo tocco di potenza in più che a noi ci piace molto, anche questo on the rocks. Per finire ci sono io, il mio cocktail preferito è un gin tonic, è un bel Bombay Sapphire, tonica, scorza di limone, va bene dalle 8 di mattina a mezzanotte, mi raccomando non esagerate, e speriamo di sopravvivere a questo aperitivo pop-up Sundays in terrazza Martini. Stasera sono veramente felice e onorato di partecipare e accompagnare l'antiquario di Napoli in questa serata. Io da napoletano non potevo non essere, diciamo, il loro punto di riferimento a Milano per questa serata, quindi mi sento veramente fiero di questo abbinamento. Hanno lavorato su tantissime cose, quindi io ho fatto quello che faccio al mio ristorante tutti i giorni: mettere Napoli come focus, come punto di riferimento. Non è né un punto di partenza né un punto d'arrivo Napoli, ma è un sentimento. Quindi oggi, stasera, la terrazza Martini parla napoletano. Stasera porto qua una versione dedicata alla serata della mia parmigiana espressionista. È un piatto che faccio da un po' di anni. Io, forse il cognome mi aiuta, nomen omen, oltre a cucinare dipingo anche. Quindi questa parmigiana nasce prima su tela e dopo, attraverso tutta una serie, un percorso lungo, è diventato un piatto, ma parte dalla parmigiana italiana in generale, legata sicuramente al ricordo della mia famiglia, lavorando sui due errori tecnici della parmigiana di tutti, che il primo è la frittura, perché tutte le parmigiane che mangiamo a casa sono buonissime, ma hanno un fondo d'olio importante, che a casa va benissimo perché ci facciamo tutti la scarpetta felicemente, e l'altro errore è che nel corso degli anni il sapore del pomodoro è diventato secondario. Le parmigiane sono state arricchite di ingredienti che non sono necessari, e il pomodoro ha avuto sempre un ruolo secondario. Quindi abbiamo lavorato su due cose, che è la frittura, perché la melanzana va fritta, la parmigiana non va fatta al forno, nel senso va fritta nel modo giusto, e abbiamo utilizzato una tecnica giapponese di una melanzana che si fa nelle case dei giapponesi, si chiama Nasumiso. Utilizzando quella tecnica mi ha permesso di non far assorbire olio alla melanzana, ma di darle la frittura giusta. Oltre a quello, lavorando sempre sul pomodoro, sono sempre restato in Giappone perché abbiamo fatto un miso di pomodoro. Un miso di pomodoro che ci serve a esaltare ancora di più il sapore del pomodoro. Parmigiano 30 mesi, sesamo bianco tostato per aumentare un po' quella nota di affumicato e di crosticina di melanzana bruciata, e quindi tutto questo al servizio però dell'italianità del gusto, perché nessuno si aspetterà da quel boccone che c'è un lavoro che ci porta dall'altra parte del mondo. Invece l'altro piatto, abbiamo giocato invece su uno dei classici aperitivi italiani, che è il pan brioche tostato, burro e acciughe, ma in questo caso invece di un pan brioche ho usato un babà napoletano. Facciamo l'impasto del babà napoletano, lo trattiamo come un pan brioche, lo tostiamo, burro di bufala campana, limone candito all'interno, alici di cetara.
La mia idea di cucina è quella dell'alta cucina napoletana. Io oggi vivo a Milano ormai da oltre 10 anni, ho il mio ristorante da 4, il Sine, Napoli è dovunque nella mia cucina, ma è un punto di riferimento, è un sentimento che è espresso in tutto. E la mia voglia è quella di esaltare ancora di più la grandezza della cultura culinaria che ho ereditato e trasportarla nell'era moderna. Quindi è una cucina divertente, gioiosa, è una cucina che parla a tutti perché i sapori sono riconoscibili, ma resi contemporanei e soprattutto alleggeriti.